Come in tante altre città italiane, anche a Trieste gli anni 30 segnano profondi cambiamenti nell'immagine e nella struttura della città. Il processo era già iniziato nel decennio precedente, ma dal 1930 in poi prende una decisa accelerazione e in alcune zone mh, provoca una trasformazione completa della scena urbana. Alla base di questo sviluppo ci sono spinte di natura economica e strategie politiche che fanno convergere sui progetti di rinnovamento e di riqualificazione della città grandi investimenti finanziari. Un primo segnale di rinnovamento, anche piuttosto vistoso, è rappresentato dal Palazzo Aedes, che però nessuno chiama così, comunemente ricordato col nome dell'architetto, Palazzo Berlam. O come grattacielo rosso, perché si tratta del primo edificio che segue il modello del grattacielo americano e eh, i mattoni rossi. Lo stesso architetto lo aveva definito il primo edificio americanamente moderno. Tra il 1924 e il 1926 il progetto fu più volte respinto dal comune perché appariva eccessivamente alto rispetto al contesto in cui si andava a collocare. In effetti sovrasta di molto il vicino Palazzo delle Generali, costruito negli anni 80 dell'Ottocento. Anche Palazzo Edes diventa proprietà delle Generali nel 1932. Nei primi anni 30 inizia però una grande trasformazione dell'edilizia pubblica che si baserà anche su un nuovo piano regolatore. La città è un immenso cantiere che in pochi anni si dota di strutture importanti per l'economia e di palazzi istituzionali molto rappresentativi. Molte aree del centro cambiano volto e funzione. Col risultato che la città perde almeno in parte quella patina ottocentesca che la caratterizzava anche se il prezzo sociale è piuttosto alto, per quanto riguarda il sacrificio fatto dai ceti popolari sfrattati dalla città vecchia, il primo intervento significativo è datato 1930 ed è dovuto all'iniziativa dell'azienda dei magazzini generali che nel 1931 sarebbe diventato l'ente autonomo del porto. Sulla riva del mare, a poca distanza da Piazza Unità, viene costruita la stazione marittima, un edificio di grandi proporzioni, cemento cioè armato, che si protende nello specchio d'acqua per 100 metri. La costruzione si era resa necessaria per l'aumento del traffico di navi passeggeri e, e rappresenta anche un elemento di novità rispetto al fronte mare della città, costituito per lo più da edifici ottocenteschi. Il progetto fu affidato a Umberto Nordio, che lo elaborò tra il 1926 e il 1928. La facciata ha un carattere solenne, monumentale. Con un disegno ispirato al tempio greco e accentuato dal timpano con i due bassorilievi di Franco Asco. Ecco che troviamo anche a Trieste esempi eh, di quella collaborazione tra architetti e scultori, che negli anni successivi troverà eccezionali esempi a Milano e in altre città. Due opere raffinatissime in cui lo scultore a seconda del disegno dell'architettura segue la forma del timpano, proprio come si vede nei frontoni dei templi greci, ma nello stesso tempo stilizza le forme per arrivare a una sintesi assolutamente moderna. Ed è ancora lui, Franco Asco, che verrà incaricato di ideare un intervento scultoreo eh, per la seconda costruzione moderna che si aggiunge eh, l'anno dopo, nel 1931, sulle rive. L'idroscalo, progettato e realizzato da un architetto, da, non da un architetto professionista, ma da tecnici interni ai magazzini generali. Pollack prima e dopo la sua morte Benussi. Francoasco disegna due mezze figure di carattere allegorico, una maschile e una femminile, destinate a nobilitare il corpo centrale della palazzina. In questo caso non si tratta di bassorilievi, ma di sculture eh, di volumetrie abbastanza rilevate, collocate sugli spigoli eh, della costruzione, due figure contratte che sprigionano una grande energia attraverso una evidente tensione eh, dei muscoli e eh, le smorfie dei volti che si collocano eh, perfettamente nel clima di ripensamento dell'arte antica con un linguaggio moderno. Sono l'unico ornamento di un edificio che si può collocare nelle, nella tendenza razionalista o funzionalista dal disegno essenziale e a differenza della stazione marittima mh, purificato da qualsiasi elemento decorativo. L'idroscalo è un edificio di servizio come la stazione marittima eh, caratterizzato da due parti distinte: la palazzina di tre piani, destinata a, a uffici e stazioni di passeggeri, e il capannone retrostante lungo 80 metri, che poteva ospitare fino a, a 12 idrovolanti. E ehm, cominciò a fare servizio, eh, aveva cominciato eh, a fare servizio in una, eh, su una piattaforma mh, provvisoria eh, qualche anno prima. Eh, infatti, era nato eh, in seguito alla fondazione nel 1923 di una compagnia aerea, la Sisa, della famiglia Kosulic, che nel 1926 aveva inaugurato eh, la linea Trieste-Torino. Servita appunto da idrovolanti. Qui lo vediamo dal piano stradale, anzi dalla riva del canale di Ponte Rosso, che oltre il ponte che vediamo raggiunge il mare. Nello stesso periodo l'architetto Nordio lavora al progetto della Casa del Combattente, in cui doveva trovare posto anche il Museo del Risorgimento. Non era affatto semplice perché c'erano molteplici esigenze da eh, soddisfare. L'area circostante, infatti, era interessata da una profonda trasformazione che prevedeva la demolizione delle vecchie caserme austro-ungariche, di cui si volle conservare solo la cella in cui era stato imprigionato Guglielmo Oberdam prima dell'esecuzione, e la creazione di un'ampia piazza ad esedra. Cuore del moderno quartiere Oberdam, attraversata da una delle arterie principali di Trieste, la via Carducci, e eh, anche però snodo di traffico verso la parte alta della città. Inoltre eh, occorreva tener conto di dare visibilità al Palazzo di Giustizia, un edificio di particolare imponenza la cui costruzione era eh, iniziata prima della guerra, ma poi si era interrotta ed era ripresa con eh, un nuovo progetto di eh, Enrico Nordio, eh, padre di Umberto, eh, alla metà degli anni venti, però all'inizio degli anni 30 si era, eh, non, si era ancora, non era ancora terminato era importante quindi progettare Piazza Oberdan includendo anche la vista del tribunale ma si voleva creare anche una certa omogeneità nell'architettura e a questo scopo era stato indetto un concorso nel 1925 concorso nazionale ma questo intento non si realizzò se non nel fatto che tutti gli edifici avevano dei portici in realtà il risultato finale fu una varietà di stili che ehm, rispecchiava le incertezze e le contraddizioni del periodo. A sinistra eh, vediamo il palazzo Dell'Ina, il primo ad essere costruito, mh, che rappresenta ancora l'architettura eclettica di inizio secolo, mh, carica di cornici, portali, bugnati, timpani triangolari, elementi insomma decorativi secondo uno stile che guarda modelli cinquecenteschi. A destra il palazzo della Telve, progettato nel 28 da tecnici dell'azienda che si erano impegnati a rispettare alcune caratteristiche eh, fissate dal concorso del 25, cioè il portico all'altezza di sei piani e un attico arretrato rispetto alla facciata, ma avevano adottato comunque il repertorio classico eh, del Palazzo dell'Ina. Naturalmente non poteva piacere a Umberto Nordio, costretto ad affiancarsi, come vediamo nella foto di destra, eh, con la sua casa del combattente, progettata in uno stile molto più austero e in linea con il modernismo. Ma che cosa intendiamo esattamente quando parliamo di razionalismo? Vediamo una sintesi dei punti caratterizzanti. Abbandono degli stili storici, dell'eclettismo, del classicismo, eliminazione delle decorazioni e delle soluzioni puramente estetiche. Utilizzo di nuovi materiali, vetro, acciaio, in collegamento con la produzione industriale, linguaggio formale rinnovato, quindi superfici piane e ininterrotte riduzione al minimo di cornici, piante libere, essenzialità e funzionalità, ampliamento del ruolo dell'architetto che deve capire eh, le esigenze della nuova società. Torniamo alla casa del combattente, in cui Nordio eh, lavora a lungo per trovare la soluzione progettuale giusta e alla fine adotta senz'altro un linguaggio moderno ma lo arricchisce, data anche la funzione celebrativa o simbolica dell'edificio, di richiami antichi, sia gli archi in pietra bianca al piano terra e intorno alle, ehm, alle finestre del primo piano, che sono di impronta romana, sia l'uso del mattone, tipico dell'Italia medievale. La torre di oltre 50 metri rimanda puntualmente ai broletti medievali, ma serve anche a distinguere l'edificio da quelli circostanti. L'edificio sarà pubblicato da molte riviste nazionali di architettura d'arte per la eh, sua originalità, per la, la sua qualità architettonica. Nel 1934 Nordio riceve insieme a Raffaello Battigelli l'incarico di progettare per l'area la vicina, eh, vicina alla Casa del Combattente l'edificio destinato a ospitare l'Opera Nazionale Balilla, poi divenuta Casa del Lavoro e ora sede del consiglio regionale. L'edificio è costituito da un cubo appoggiato su un alto zoccolo porticato. E Nordio stesso dirà eh, a proposito del progetto, l'esterno sarà di architettura semplice e moderna, senza stramberie. All'interno sono previsti spazi per le attività sportive, eh, una piscina, una palestra, un teatro, un dormitorio. Il progetto però fu modificato più volte, eh, anche perché cambiò la destinazione originaria e il risultato finale risente proprio di, di, delle numerose correzioni avvenute e eh, diciamo pure dell'impoverimento dell'idea iniziale. Molto più interessante è il progetto che Nordio eh, riesce a realizzare per il Palazzo della Ras, l'ultimo a essere costruito sulla piazza. Nel 1934 la RAS, Riunione Adriatica di Sicurezza, compagnia assicurativa molto importante di Trieste, e acquista l'ultimo lotto rimasto libero sulla piazza e tra il 35 e il 1936 eh, viene costruito eh, il palazzo. Il vincitore del concorso è Umberto Nordio, che come scrive nelle relazioni per il comune... Ha elaborato il progetto tenendo conto non solo delle prescrizioni che erano state già fissate per la piazza, ma ha adottato eh, molte soluzioni analoghe a quelle già realizzate per la Casa del Combattente. Almeno due edifici su cinque, in pratica, proveranno a dare una minima eh, continuità stilistica alla piazza. Inoltre, ciò che distingue questo palazzo e l'uso di materiali pregiati, pietra distria negli archi del portico e il travertino per il rivestimento dei piani superiori. Il disegno equilibrato del, della facciata e l'uso di spigoli smussati, inoltre, gli dà una particolare eleganza. Restando in tema di edilizia residenziale, nello stesso periodo Nordio aveva progettato Casa Zelco Lucatelli dall'altra parte della città, in via Murat, nella zona residenziale sopra il passeggio Sant'Andrea, che va ricordata anche per l'affresco dipinto nell'atrio da Carlo Sbisà. Nordio adotta una soluzione molto originale, enfatizzando l'angolo all'incrocio delle facciate con una specie di torre di mh, balconi curvilinei che danno molto slancio e dinamismo al disegno del, del palazzo. Un'altra novità sono le finestre a nastro riprese dal modernismo internazionale. Il rinnovamento della città passa però anche per le demolizioni come era accaduto a Roma con la demolizione dei quartieri medievali per far posto alla via dei fori imperiali, 1900, aperta nel 1932, che collega eh, Piazza Venezia con il Colosseo, anche a Trieste, nella seconda metà degli anni 30, sparisce buona parte di città vecchia e si demoliscono vecchie abitazioni anche, quel, anche in quello che sarà il largo Barriera Vecchia. In continuazione dell'asse di via Carducci, in tutto verranno demolite 200 case e saranno sfrattate eh, migliaia di persone. L'intenzione è quella di eliminare tutta la parte di Città Vecchia che si trova alla base del Colle di San Giusto, creare nuove strade di collegamento e costruire edifici dedicati agli affari che possano far diventare quell'area il nuovo centro direzionale. Le demolizioni iniziano nel 1934 e nel 1935 eh, inizia già la costruzione del Palazzo delle Assicurazioni Generali, fortemente voluto dal podestà Enrico Paolo Salem e dalla compagnia eh, che poneva tra i suoi obiettivi anche quello di collaborare al risanamento dei centri urbani. Il progettista è, come aveva chiesto il Podestà, un architetto di grido, cioè Marcello Piacentini, un nome già celebre e autore di, dei più importanti palazzi voluti dal governo. L'opera si compone di due edifici collegati da un porticato. L'obiettivo di realizzare una costruzione di grande impatto è raggiunto soprattutto per le grandi dimensioni dei fabbricati in cui Piacentini usa un linguaggio sobrio, privo di decorazioni, ma comunque di impostazione classica, sia per l'imponenza dei de, 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 de due fabbricati, sia per qualche accenno di reinterpretazione dell'antico, attraverso le lesene, ad esempio, che eh, disegnano sulla, sulle facciate dei colonnati. Contemporaneamente sorge all'incrocio tra la Nuova Via del Teatro Romano e il Corso Italia questa casa alta che è, viene progettata da Umberto Nordio, costruita tra il 1935 e il 1937 e che si distingue per lo sviluppo in altezza, eh, che sono 12 piani, e per la particolare struttura su due livelli per la forma curva eh, del, del livello più basso e il colore che riprende il bruciato del, del mattone in mezzo a un complesso di edifici bianchi nel 1937 no, vi faccio vedere prima questa ehm, questa foto dall'alto, presa naturalmente da Google Maps, in cui è più chiaro come è eh, l'assetto di, eh, di questo nuovo complesso edilizio delle Generali, a cui adesso si aggiungerà qui la Casa del Fascio, che ora è eh, questura. Qui vediamo la Casa Alta, qui il Teatro Romano e qui. Eh, la via del Teatro Romano che eh, risulta dalla, dal risanamento, dallo sventramento dei quartieri medievali. Dicevo che nel 1937 si bandisce il concorso per la nuova Casa del Fascio, che andrà a completare verso la via del Teatro Romano eh, l'isolato, parzialmente già, già parzialmente occupato dai palazzi delle generali. Al concorso partecipano architetti di valore, tra cui anche Nordio e Giuseppe Pagano, ma l'incarico viene aggiudicato a un progetto ritenuto da tutti, compresa la soprintendenza, eh, decisamente mediocre. L'Ite però va avanti in tutta fretta perché si vuole che i lavori siano avviati in occasione dell'imminente visita di Mussolini, il 18 settembre 1938. La stessa visita in cui nel famoso discorso di Piazza Unità avrebbe pronunciato, preannunciato le, le leggi razziali. La posizione della Casa del Fascio non è scelta a caso, è un luogo simbolico, di fronte al Colle di San Giusto e davanti al Teatro Romano, dove gli archeologi stanno riscoprendo le origini romane della città. Insomma, si vuole collegare visivamente la gloria del passato con la potenza rinnovatrice del eh, regime fascista. Sempre durante la visita del 18 settembre 1938, eh, Mussolini posa la prima pietra della nuova università, che verrà costruita sul progetto di Fagnoni e Nordio, sulle pendici del Monte Valerio. E fuori dalla città, in una posizione dominante. L'edificio ha un carattere monumentale: eh, questa mole candida si vede da molto lontano, per la sua posizione, ma anche proprio per la grandiosità dell'architettura. La forma è ripresa da quella dell'altare di Pergamo del secondo secolo avanti Cristo, ora. Conservato eh, nel Pergamon Museum di eh, Berlino. E, è chiaro che qui ancora una volta si, eh, si concilia il linguaggio razionalista con eh, un'impronta classicheggiante che è, è abbastanza tipica dell'architettura dell di Nordio. Ci sono tanti edifici degli anni 30 che meriterebbero di essere descritti e um, riguardati. Banche, scuole, ville private, sedi di aziende, chiese. Trieste è veramente molto ricca eh, di opere costruite in questo periodo, però ne ricordiamo ancora due. Una è il mercato coperto. Che è ehm, stato costruito eh, a sua volta in una zona risanata, quella che corrisponde oggi al Largo, di, largo Barriera Vecchia, una zona quindi di demolizioni, e che è eh, costruita, tra l'altro progettata da un tecnico comunale, l'architetto Camillo Iona, e realizzato tra il 1935 e il 1936. Ed è interessante perché ehm, l'architetto ha dovuto utilizzare uno spazio piuttosto eh, difficile, eh, di forma triangolare, stretto tra due vie, però ha risolto brillantemente le difficoltà utilizzando il vertice di questo triangolo mh, per ospitare una scala elicoidale, che vediamo nella foto di destra, che si tuisce anche dall'esterno e che congiunge appunto i due piani eh, dell'edificio. Le finestre a nastro eh, inoltre assicurano un'ottima illuminazione del salone interno e costituiscono anche un motivo interessante dal punto di vista formale. L'edificio è proprio molto originale e è diverso da tutti gli altri, ricorda in un certo senso anche il ponte di una nave, quindi c'è una, anche una, così, qualcosa in più rispetto all'architettura. E che le architetture che abbiamo visto finora mm, così come invece questa casa del lavoratore portuale che ha, sua, ha anche essa eh, difficoltà m, di, di natura burocratica e quindi la costruzione come si può vedere si protrae abbastanza dal 38 al 42 anche questa è stata ehm, eh, in, in, diciamo, coinvolta per la posa della prima pietra nella famosa giornata, la famosa visita di Mussolini del settembre 38, oggi è sede del teatro Miele e della casa del cinema. E comunque, pur non avendo particolari caratteristiche, va detto che rappresenta bene questo stile architettonico piuttosto sobrio, ispirato al razionalismo, ma nello stesso tempo anche monumentale che ormai si era affermato eh, nel corso del decennio in, a Trieste. È un periodo di rinnovamento anche nelle arti figurative. Compaiono sulla scena gli artisti nati all'inizio del secolo, che hanno poco più di vent'anni, e prendono il posto di quella generazione che si era formata a Monaco e a Vienna alla, tra 800 e 900 Novecento e che continua ad avere forti legami con l'impressionismo e il naturalismo. E grazie alle mostre organizzate dal, a partire dal 1927 dal Sindacato di Belle Arti, ancora non si chiamava Sindacato Fascista di Belle Arti, eh, ci furono ampie possibilità per gli artisti, anche per i più giovani, di farsi conoscere. Naturalmente dominava anche qui la, la corrente di Novecento lanciata eh, a Milano da Margherita Sarfatti. Ma tornando un po' indietro, va detto che anche qui si era sentita l'eco delle avanguardie e almeno gli artisti più attenti alle novità avevano accolto fin da subito, fin dall'immediato dopoguerra, le, le sollecitazioni che arrivavano da, da diverse parti. Metafisica, surrealismo, realismo magico e anche futurismo. Nel '22 erano nati addirittura due gruppi futuristi: il primo era il gruppo futurista studentesco, capeggiato da Bruno Sanzin, e il secondo era formato da tre giovanissimi, eh, Giorgio Carmelic, Emilio Mario Dolfi e Nino Jablowski, che producevano piccole riviste eh, da Tilo scritte. Volumetti e ehm, sotto il un marchio che era La Bottega di Epeo nel '23, si sarebbero uniti coi futuristi goriziani e sarebbe nato il Movimento Futurista Giuliano. Dalla collab la loro collaborazione sarebbe nata la rivista Aurora, una bellissima rivista e in particolare Carmelic fu anche l'autore del manifesto della più importante mostra organizzata a Gorizia in quegli anni. Carmelic era un ragazzo, aveva 16-17 anni, era nato nel 1907, però aveva un eccezionale talento che si espresse nella grafica, nella pittura, nel collage, ma anche nella critica d'arte e nell'editoria, naturalmente. Fece parte anche del gruppo costruttivista di Trieste eccolo qua, che ehm, si prefiggeva la, la, la diffusione dell'arte astratta. Il gruppo si, questo gruppo si presentò con un certo scalpore alla prima ehm, mostra del Sindacato di Belle Arti, che era la prima mostra importante eh, del dopoguerra a Trieste. Esponevano opere espressioniste invece due ehm, artisti goriziani, Spazzapan e Pilon. Eccoli qua, una scultura eh, di Spazapin che eh, raffigura il, il pittore Pilon e un'opera di Pilon eh, Donne al bar, appunto di, di chiara impronta espressionista. Interessante leggere la eh, prefazione al catalogo, qui avevo inserito questo confronto per mostrare la differenza appunto tra gli artisti che Risentivano dell'eredità dell delle avanguardie e, e quelli che invece continuavano a seguire la, la tradizione classica, come Carlo Spisà. Appunto, dicevo che è interessante leggere la prefazione al catalogo scritta dal segretario del sindacato, il pittore Edgardo Sambo, in seguito direttore per 30 anni del Museo Revoltella, il quale si giustifica così per aver inserito gli artisti d'avanguardia. Infatti si rivolge al presidente del circolo artistico, l'organizzatore della mostra, e gli, gli dice, ella troverà espresso da artisti nostri, naturalmente mi riferisco alle parti evidenziate, il meglio delle varie tendenze, anche delle più audaci, dell'arte contemporanea, in cui vibra l'inquietudine universale di un'epoca che cerca di raggiungere un equilibrio che le sfugge. Tuttavia, dallo sforzo collettivo emerge chiaramente il culto per la plastica pura. Questo culto, per noi artisti, dovrebbe essere la più schietta caratteristica del principio di questo secolo, in cui le tormentose tendenze moderne hanno riscoperto eh, che è infruttuoso e nefasto credere che i nostri occhi siano degli strumenti di pensiero quando essi ci sono dati principalmente per vedere. È chiaro che lui si è adeguato e ha eh, aperto le sale anche agli artisti più eh, audaci, più coraggiosi, ma che la pensa diversamente, come dice anche in questo passo. Ho creduto doveroso ospita ospitare in questa rassegna d'arte anche il gruppo costruttivista di Trieste, che credo interessante, pur riconoscendo quanto le loro espressioni d'arte siano divergenti dalle nostre. Anche le più estremiste che per quanto deformate rimangono sempre nel campo della tradizione, con serena coscienza di avere, vabbè, eccetera, eccetera. Quindi, in sostanza, prende le distanze e fa capire che difficilmente in futuro ci saranno altre eh, presenze così, ehm, eh, diciamo, così anomale. Per, per eh, così rispetto a quello che era il pensiero comune. Nel 1928 questi fenomeni ormai, questa, queste diciamo, spinte in avanti, i costruttivisti, i futuristi, eccetera, eh, sembrano già rientrati, insomma, sembra tut rientrato tutto nel famoso ordine. La seconda mostra sindacale, vediamo opere che eh, non hanno a che fare così direttamente con la guardia, ma non sono nemmeno allineate al Novecento. Quindi sono particolarmente eh, interessanti. Questi pittori, questi autori, Carlo Sbisale, Onorfini, Arturo Nata, sono forse i più, i più originali, i più interessanti del periodo. Sono tre amici. Si sì, sono legati da, da un'amicizia anche personale, ecco, pur essendo di, di generazioni diverse. Vediamo dovrebbe esserci una foto. Arturo Nathan era nato addirittura nel 1891. Quindi era parecchio più vecchio di eh, Leonor Fini, che invece era del 1908, quindi nel 1928 appena vent'anni, e quello un po' nascosto dietro la fini è Carlos Sbisà, che invece era del 98. Quindi insomma eh, figure anche di, eh, distanti da un punto di vista generazionale, ma accomunate da un desiderio di non appiattirsi sulle. Eh, sulle convenzioni, sulle mode del momento, ma di fare una ricerca più eh, personale, più, eh, più originale. E, mh, torniamo a vedere le loro opere, eh, che sono quelle esposte alla mh, seconda sindacale. La Fini al centro è presente col ritratto di Italo Svevo certamente il ritratto più originale del, dello scrittore che tra l'altro era morto da poco e che per la fine era soprattutto un amico di famiglia e che qui eh, reinterpreta con eh, una curiosa eh, soluzione soprattutto per lo sfondo mentre eh, diciamo il ritratto vero e proprio ha qualcosa di rinascimentale o anche di fiammingo addirittura per quella Minuziosa descrizione dei particolari. Lo sfondo è una sorta di ehm, reinterpretazione in termini così molto quasi ludici. Della, della, del tema della fabbrica, della fabbrica di vernici che eh, era appunto la, la fabbrica in cui, della famiglia di, di Svevo. Eh, quindi mh, siamo nel campo del realismo magico, del surrealismo, se vogliamo, per eh, certi versi. E, mentre eh, Svisà espone Magia, che è un ritratto della Fini, che soffia verso l'alto in questa... Stranissima posa, per spingere eh, una piuma che poi anche un po' allude alla luna, sullo sfondo della neoclassica rotonda pancera, o almeno un edificio che è chiaramente ispirato allo studio di Sbisà, che era nella eh, fatiscente ma bellissima rotonda pancera, Natali invece è presente con l'esiliato che è un, un'opera molto particolare che rispecchia la sua concentrazione sul tema della solitudine, dell'incomunicabilità. Insomma, la sua una pittura introspettiva che nasce dal bisogno proprio di indagare eh, dentro e quindi completamente estranea a fenomeni come quelli della, del, del nuovo realismo del Novecento. Come si è capito dalle... Eh, volevo dire ancora una cosa, questo giro di amici, diciamo, non è così isolato, anzi si collega a tutto un mondo triestino in cui, di cui fanno parte ad esempio anche Bobby Bazlen, che cerca di fare conoscere l'amico Nathan in Italia attraverso il suo amico Eugenio Montale ma anche Gillo Dorfles che insieme a Bazlen frequenta eh, Svevo e anche la casa di Umberto Saba dove Leonor era ben nota perché era amica della figlia Linuccia. Quindi come abbiamo, sono comunque ecco, il gruppo eh, forse più mh, aperto, ecco, più, più mh, interessato ai fenomeni più nuovi questo, questi artisti. E a Trieste la maggioranza non è così. Ecco. Come si è capito dalle, dalle parole di Sambo, l'aria che tirava non era favorevole ad artisti che avevano voglia di sperimentare qualcosa di, di diverso dal culto per la plastica pura, quello che lui aveva scritto nella, nella prefazione, e che era quello in cui si riconosceva. Inizierà per questo anche tra poco la diaspora del, de, degli artisti. Eh, Spazzapan per esempio, di cui abbiamo visto qui, non vi ho commentato, ecco, quest'opera astratta eh, partecipa all'Esposizione Internazionale delle Arti Decorative di Parigi e vince un premio. Spazzapan aveva eh, avuto un periodo futurista. Che ancora qui si riflette in opere come questa e poi in seguito avrebbe fatto una pittura di stampo più più espressionista diciamo comunque va a torino e non tornerà più già nel 28 veno pilon autore del, di questo dipinto andrà a parigi a fare il fotografo la stessa fini andrà a parigi nel, già nel 31 quindi, i tre uh, amici che appunto si confrontano su tematiche che, non sono, che sono al di fuori diciamo di quella, um, di quella del Novecento, um, a loro volta sentono il bisogno di, um, di, di allargare i, i loro orizzonti. E l'occasione si presenta all'inizio di gennaio del 1929, non avevo citato Carmelici, il quale appunto esponente del futurismo, e alla fine eh, diciamo che abbandona il futurismo per dedicarsi anche lui a una pittura più vicina al realismo magico. Carmel morirà nel 1929 a soli 22 anni, però lasciando un'eredità eh, straordinaria. E dicevo che, appunto, l'occasione si presenta nel gennaio del 29 quando riescono tutti e tre um, ad allestire una mostra in una delle gallerie più, più interessanti di Milano, la Galleria Milano eh, di eh, Vittorio Barbarù. Ed è una mostra importante per loro. Barbarù era già un gallerista eh, molto, molto importante ed era il gallerista di riferimento del movimento del Novecento. Quindi questa mostra li fa conoscere a Milano, ha un certo successo, addirittura eh, riceve eh, molte lodi e anche viene recensita da firme importanti, per cui quella di Carlo Carrà, mh, ma anche Raffaello Giolli e Aldo Carpi. E, e quindi ehm, fa sì che questi tre artisti vengano conosciuti, vengano apprezzati e vengano scoperti soprattutto. E grazie a questa visibilità, le opere che vedete sono state esposte appunto a Milano, la Venere della Scaletta di Sbisà, che eh, ehm, richiama appunto il classicismo che tanto amava, e lui stesso che dice a un certo punto quando qualcuno lo... Lo definisce mh, in senso quasi negativo neoclassico. Lui dice: Sono sempre stato neoclassico, cioè sono orgoglioso di essere neoclassico. E, mh, quindi, e poi abbiamo Nathan con questo asceta che ora è di proprietà del Museo Revoltella. Anche la Venere della Scaletta è del Museo Revoltella. Ed è un'opera del 27 eh, di grande forza espressiva, molto particolare, molto originale, che eh, ve, fa vedere tutta la personalità e la mh, profondità di questo, di questo artista. Mentre a destra vediamo il ritratto di Linuccia Saba fatto da mh, Leonor Fini, che è molto. Eh, anche, che ha una componente anche ironica, infatti, era questo che aveva colpito i critici milanesi: l'ironia di eh, Leonor Fini che trattava i suoi temi anche con questo, mh, eh, questa vena. Alla fine di questa esperienza insomma, si rendono conto che Milano può offrire qualcosa di più e eh, decidono, eh, Sbisà e la Fini decidono di rimanere a Milano. Sbisà si trova uno studio e cerca appunto di organizzare delle altre mostre, ma non avrà molta fortuna e dopo poco tempo tornerà a Trieste. Mentre alla Fini eh, si, ehm, eh, cioè, si, si stringe un rapporto di collaborazione che poi diventa anche un legame sentimentale con Achille Funi. Che è il suo maestro e che eh, rappresenta un momento, diciamo, dal punto di vista della formazione dell'artista importantissimo. Funi è un grande maestro che le trasmette eh, non solo le tecniche, ma anche la passione per eh, mh, il Quattrocento, per la pittura antica. Eh, le insegna a, mh, a fare l'affresco, eh, quindi è tanto che. L'anno dopo, nel 30, collaborerà con lui alla quarta, pitture murali per la quarta esposizione eh, di arti decorative di Monza. Ma la, eh, a sinistra, vediamo invece un ritratto che Funi fa della Fini, e poi eh, al centro un ritrattino fatto dalla Fini a Funi. Curioso anche questo, questo gioco dei cognomi. Ma alla fine è molto sveglia e si inserisce anche in altri ambienti milanesi, ad esempio ottiene una collaborazione con Gio Ponti e con la rivista Domus, per la quale esegue una serie di disegni che vengono pubblicati. Nel 30 poi partecipa alla Biennale di Venezia, dove espongono anche Nathan e eh, Svisat. Appunto, Sbisà eh, decide app di tornare a Trieste. Questa è l'opera che eh, espone alla Biennale del 30, la famosa disegnatrice, che è poi il ritratto di Felicita Frei, che eh, collaborerà a sua volta con Funi quando nel 34 Funi mh, eh, ha un incarico di eseguire delle decorazioni nell'atrio del Palazzo della Ras, che eh, vi ho mostrato poco fa. Quindi, eh, insomma, eh, si aprono molte, molte strade ecco, per, gli per questi artisti. Non, non eh, tutti sanno cogliere come, come le coglie la Leonor Fini. Il eh, futuro di Svisà, però, non è così, eh, così sfortunato a Trieste, anzi... Si può dire che lui in poco tempo diventa un po' il protagonista dell'ambiente triestino. Del resto, lui è il personaggio forse più ehm, rappresentativo eh, per quanto riguarda la eh, corrente proprio neoclassica, eh, novecentista. Il suo, anzi, sarà un percorso proprio come quello di Sironi. L'abbiamo anche. Confrontato no, con Sironi e soprattutto per questa attinenza evidente con l'allieva che probabilmente avrà visto alla Biennale del, del 24 e che mh, gli ispira eh, il suo più classico ritratto della della disegnatrice ma seguendo lo stesso schema quindi eh, il rapporto tra interno ed esterno la presenza eh, della statua la presenza di oggetti simbolici sul tavolo tra cui nel caso mh, della disegnatrice c'è anche questo poliedro di cristallo cioè tutti elementi che alludono alla perfezione al disegno eccetera Ehm, però, naturalmente, nel caso di Sironi c'è una forte stilizzazione, c'è una, eh, una reinterpretazione del classico, mentre Sbisà è, eh, è più fedele al diciamo, modo di fare pittura tradizionale. La sua mh, fortuna però è l'amicizia con Umberto Nordio che gli procurerà parecchi lavori eh, nelle, mh, di decorazione negli edifici che stanno sorgendo, come abbiamo visto, in gran numero a Trieste e negli edifici anche più importanti. Il ritratto che lui mh, fa di Umberto Nordio eh, ricorda eh, nello sfondo proprio la, gli archi della casa del combattente, quindi c'è anche una, un elemento eh, così, legato alla sua professione. Anche in questo caso abbiamo visto delle concordanze diciamo, di, di impostazione con l'architetto di Sironi. Anche per quell'espressione pensosa che eh, ne, diciamo, ci restituisce l'immagine non solo di un, di un tecnico, ma di un intellettuale, di un pensatore, di qualcuno che ha una grande responsabilità eh, intellettuale. Ecco, il, tornando al discorso della casa del combattente, ecco qui vediamo proprio la, il salone d'onore della. Eh, della Museo del Risorgimento che si trova al primo piano della, della Casa del Combattente, mentre gli altri spazi ospitano appunto le associazioni eh, dei combattenti, ora le associazioni d'arma. Per questo salone, all'interno di, di, di arcate cieche che ricordano quelle degli esterni, naturalmente, Sbisà realizza una serie di affreschi che sintetizzano il senso della Prima Guerra Mondiale e del sacrificio fatto dai combattenti per la liberazione del territorio giuliano. Dipinge a mezzo busto le allegorie delle città redente, Trieste, Aquileia, Gorizia, Fiume, Zara, Pola, Parenzo, Spalato, figure femminili che tengono in mano un monumento emblematico della città simboleggiata, mentre nell'arcata centrale raffigura la madre Italia, che tiene il fascio littorio, che qui vediamo a sinistra, e in altri due comparti figure gigantesche di combattenti di varie armi. Sbisà, ecco, ecco qua: vediamo per esempio, mentre qui ci sono il marinaio e il fante, qui vediamo l'artigliere e l'aviatore. A destra la città di Trieste, naturalmente eh, con i capelli scompigliati dalla, dalla bora. E esegue ehm, degli affreschi interessanti anche per le case eh, di, di abitazione e, sappiamo che Umberto Nordio è il progettista di casa Zelco Lucatelli e m, per questa casa nell'atrio Umberto Nordio, ehm, Carlo Sbisà realizza l'affresco Maternità che vediamo sulla destra è una casa, quindi il tema inevitabilmente è quello della, della famiglia. E, mh, il, è interessante questo inquadramento in un contesto architettonico molto geometrizzato, diciamo, caratterizzato da questa scacchiera che allude alla prospettiva e quindi inevitabilmente ci fa venire alla mente certi... Certi dipinti di Piero della Francesca e quindi c'è anche qui eh, una come dire, rispettosa eh, ispirazione alla, alla pittura eh, classica, ai grandi insomma, della, della pittura eh, murale. Per eh, Marcello Piacentini e le, la sede dell'edificio delle generali. E, mh, dipinge due scene allegoriche dell'ingresso eh, con la legge e l'industria e la navigazione e il commercio che vediamo eh, sviluppano un po' lo schema di casa Zelco di un primo piano su una, uno sfondo marino e mh, che è incorniciato diciamo da, da uno spazio in cui, in cui eh, dispone ai lati le figure eh, in atteggiamenti appunto classicheggianti e, e però il, lo sfondo è un paesaggio reale perché sono le rive di Trieste nell'Ottocento, quando viene fondata la compagnia. Sono composizioni mh, caratterizzate da una grande eleganza, da una grande armonia, eh, che, in cui si vede proprio la. La capacità del pittore di trattare qualsiasi tema con una grande eh, disinvoltura. Nello stesso tempo, um, eh, un po' più in là veramente, ma nella Galleria Protti, sempre nel contesto della, del blocco piacentiniano, Svisa realizza quattro scene, eh, sempre a fresco, eh, su questi temi, il lavoro, lo svago, il risparmio e l'assicurazione, dà quindi un'interpretazione particolarmente solenne dei temi del lavoro e dell'economia, analoghi a quelli che negli stessi anni trattava Sironi, ma i suoi modelli, come si vede nei, nei due riquadri di destra, sono piuttosto il Michelangelo della Cappella Sistina che eh, i cubisti, i futuristi a cui eh, Sironi si ispirava per rielaborare le sue figure.